Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo approfondimento. Sono particolarmente felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. È tornato Mauro Scardovelli, psicoterapeuta, nonché responsabile della scuola di formazione di Ancora Italia. Ciao Mauro, grazie per essere tornato da noi. Ecco, Ciao Francesco, ciao. intanto comunichiamo a tutti quelli che ci ascoltano che sono partiti i seminari guidati proprio da Mauro Scardovelli, che servono, Mauro lo spiegherà lui meglio di me, servono non soltanto per formare dal punto di vista personale coloro i quali dovessero seguire questi corsi, ma anche per formare, diciamo, al fine di costruire una forza in grado di ribaltare i rapporti di forza che oggi dominano questa Italia malandata. Mauro, spiega tu meglio di me quali sono le finalità del progetto che hai messo in piedi insieme a noi. Beh, è un progetto ambizioso, come ben sappiamo, perché noi vorremmo davvero applicare la Costituzione in tutti i suoi aspetti. E l'aspetto più importante della Costituzione, la norma più importante, è l'articolo 3, dove si parla di pieno sviluppo della persona umana come prerequisito per attuare la democrazia costituzionale. Democrazia che è la più avanzata del mondo. Non è più la democrazia formale prevista dal modello liberale, ma è una democrazia sostanziale che prevede infatti la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Che vuol dire partecipazione dei lavoratori? Partecipazione di lavoratori che siano coscienti, consapevoli, che conoscono la Costituzione e che abbiano fatto il cammino del pieno sviluppo della persona umana di cui adesso inizierò a parlare. Quindi il nostro corso, i corsi che stiamo facendo, abbiamo già iniziato, ma sono sempre aperti, sono corsi di tipo universitario, ma rivolti a tutti, quindi ognuno si può iscrivere quando vuole e inizia un percorso, perché in realtà devo sfatare subito un possibile equivoco: non è che il corso 1 è indispensabile per seguire il corso 2, perché sono corsi che servono a imparare una nuova lingua, come si tratta di imparare il cinese, che è completamente diverso dall'italiano, perché la lingua in cui parla la Costituzione è la lingua della comunità, la lingua in cui siamo abituati oggi è la lingua dell'individuo isolato, separato, in conflitto con sé e con gli altri, cioè è l'io neoliberista. Mauro, prego, 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 continua. Allora, quindi partiamo dal concetto di pieno sviluppo della persona umana. E che vuol dire? Ecco, pieno sviluppo della persona umana significa pieno sviluppo della coscienza etica. E anche questo che vuol dire? Allora, vuol dire lo sviluppo della coscienza fino ad arrivare al livello dell'etica universale, cioè quell'etica che consente alle persone, ai popoli, ai gruppi di interagire in rapporti basati sull'amicizia, sulla fratellanza, sull'amore e non sull'inimicizia, sulla competizione e sulla violenza. Quindi si tratta di una rivoluzione antropologica. Ecco. Dirò che negli ultimi tempi, sempre più, vista la situazione estremamente grave in cui si trovano le nostre istituzioni, se pensiamo al Parlamento, che è in mano da forze che in linea di massima sono tutte neoliberiste, cioè forze contrarie all'impianto costituzionale, tranne alcuni deputati o senatori che appunto stanno uscendo dai partiti più grossi e stanno creando dei gruppi, speriamo presto riescano a creare un gruppo parlamentare. Allora, salvo queste persone, tutti gli altri hanno aderito alla visione di Draghi, che sintetizzata in due parole, in base al tuo discorso fatto nella presentazione del programma di governo, alle Camere si può riassumere così: ulteriori cessioni di sovranità, ulteriori cessioni di sovranità all'Europa, cessioni di sovranità che servono ad avere una sovranità condivisa. Allora, cessioni di sovranità
Draghi ha reo confesso di quello che si può definire uno dei delitti contro la personalità dello Stato. Il problema è che non abbiamo più magistrati che conoscano la Costituzione, quindi il nostro programma prevede la formazione di cittadini, in particolare ovviamente partendo dai dirigenti di Ancora Italia, poi di iscritti Ancora Italia, ma poi rivolta a tutti i cittadini italiani e rivolta poi anche ai magistrati, perché se i magistrati non conoscono la Costituzione non possono compiere quelle azioni che sono indispensabili per riportare il nostro paese dentro alla legalità costituzionale. Ecco. E adesso, se vuoi, Francesco, faccio un approfondimento di cosa intendiamo per pieno sviluppo della personalità umana. Sì, no, adesso ci entriamo con precisione. Intanto voglio ripetere a beneficio di tutti i nostri simpatizzanti, iscritti. Mauro, puoi dire come si può frequentare il corso, cosa bisogna fare? Puoi dare delle indicazioni per permettere a tutti di entrare in contatto con te e con i collaboratori che ti aiutano? Ma guarda, i seminari dei sabati, quando si fa un seminario di un giorno solo, sono aperti a tutti. Quindi Ecco, come ci devono. si iscrive? Sul sito di Ancora Italia ci sono tutte le coordinate. Ci dovrebbero essere, sì, vanno Quindi messe. insomma è tutto, diciamo, c'è Sì. un percorso molto chiaro, tutte le notizie le potete avere andando sul sito di Ancora Italia, magari scrivete pure una mail per avere maggiori informazioni, ecco, vi daremo tutte le notizie che servono. Prego Mauro, volevi spiegare adesso un concetto preciso del lavoro che stai facendo. Allora, l'articolo 3 è la norma più innovativa della nostra Costituzione, assolutamente più rivoluzionaria per quello che vi ho detto prima, perché prevede il pieno sviluppo della persona umana come premessa della democrazia costituzionale. Quindi, che cosa vuol dire pieno sviluppo della persona umana? Vuol dire, ve l'ho detto prima, il pieno sviluppo della coscienza etica. E adesso faccio un passaggio ulteriore, ma coscienza, pieno sviluppo della coscienza etica, quindi etica universale, nella nostra cultura si può tradurre con due termini: coscienza cristica. Quindi il modello a cui noi ci atteniamo sono quello dei grandi maestri dell'umanità e in particolare al Cristo. E perché? Perché lui, il Cristo, in poche frasi ci dice veramente qual è il nostro futuro se vogliamo veramente avere fede nei suoi insegnamenti. E quali sono i suoi insegnamenti? Allora, il primo di questi possiamo dire che ama il prossimo tuo come te stesso. Facile a dirsi e estremamente difficile a farsi. Perché ama il prossimo tuo come te stesso vuol dire che noi sviluppiamo pienamente la nostra naturale capacità di amore. Ma per sviluppare la nostra capacità di amore bisogna aver risolto almeno in parte i traumi dell'infanzia. Nella Costituzione si dice che ci sono ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. Questi ostacoli sono di ordine economico e sociale. E sociale vuol dire anche culturale, ma anche psicologico. Quindi è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli. Come? Attraverso la formazione ai valori costituzionali. E chi fa la formazione? Chi la dovrebbe fare? Dovrebbero farla le scuole pubbliche e anche le università. Ma la domanda è, oggi la formazione che si fa a scuola, l'educazione che si riceve, è un'educazione radicata nei valori costituzionali? No, è esattamente l'opposto. È un'educazione che è radicata nei valori neoliberisti della competizione, della prevaricazione dei più forti sui più deboli. Quindi capite che vi ha fatto un'università che è però popolare, perché in Italia le scuole e le università non formano i valori costituzionali, ma formano a quei modelli
che servono a distruggere la Costituzione italiana. Allora, io vi ho detto che la nostra formazione, la prima cosa che vi ho detto poco fa, è quella che bisogna imparare dagli insegnamenti del Cristo. Ama il prossimo tuo come se stesso significa che cambi il tuo carattere, cioè il tuo imprinting che possono avvenire nella tua famiglia o nella scuola o comunque anche nella società. Allora, questo è il primo punto. Quindi noi in questo prossimo settimana, prossima settimana, in questo prossimo giorno, domani, quando inizia il seminario, questo nuovo, per esempio, partiamo da una definizione. Cos'è Dio? Dio è il perfetto stato di amore al quale tutti gli esseri umani aspirano. E quindi uno dice, ma come? Sì, perché tutti gli esseri umani aspirano alla felicità. Ma per sviluppare la felicità, per avere la felicità, bisogna seguire gli insegnamenti del Cristo che ci portano a sviluppare che cosa? Tutte le qualità dell'essere, ovvero le qualità dell'amore. Qualche esempio? Le qualità della generosità, del rispetto reciproco, della gratitudine, della cura, dell'empatia, della risonanza, dell'ascolto. Ora, sono tutte qualità che sempre più si stanno distruggendo nella società. Queste qualità stanno sparendo. Abbiamo un'umanità che è fondata non sulle qualità dell'amore, ma sugli inquinanti della mente, cioè quei vizi, quei peccati che fanno in modo che noi non siamo in grado di cooperare, di condividere, di prenderci cura gli uni degli altri, cioè di amarci, ma proprio l'opposto. Gli inquinanti della mente sono alla base di tutte le relazioni patologiche che oggi ci sono. Relazioni che si basano sulla prevaricazione, sull'orgoglio, sull'avarizia, sulla bisogno di accaparrare, sugli aspetti esteriori della vita, basati sulla materia e non più sugli aspetti interiori o sottili della nostra psiche e dello spirito. Ecco. Quindi questo è un progetto, come vedete, che non è qualcosa che si può prendere sotto gamba e all'inizio sarà magari ancora per poche persone, per un po', ma fra poco, tra un po' di tempo, invece questo si diffonderà ovunque. Passo al secondo insegnamento. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. È un altro insegnamento di Cristo. Che vuol dire? Che noi, se creiamo un direttivo, se creiamo una commissione, oppure se abbiamo una famiglia, abbiamo un luogo di lavoro, beh, in questo luogo deve valere questo principio. Amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, cioè come il Cristo ha amato i suoi discepoli. Capite che siamo lontanissimi da questo tipo di visione, perché nei luoghi di lavoro, in famiglia, nei direttivi e cosa si fa normalmente? Si tende a litigare, a non comprendersi, a fare discussioni infinite. In realtà, quando si comincia a sviluppare l'amore e la comprensione reciproca, si avviene un dialogo tra le persone che arriva molto presto a risolvere anche i problemi pratici, perché le persone entrano in risonanza, si comprendono molto facilmente. Ma il Cristo dice, farete miracoli più grandi di me. Ecco, perché? Ma perché via via che la coscienza cristica si diffonde, avremo un campo di coscienza che rende più facile l'adesione a questi principi. E quindi, mentre oggi il campo di coscienza è del tutto opposto a questi insegnamenti, e quindi chi pratica l'amore trova come risposta la persecuzione, chi si comporta bene viene punito. È chiaro che cambiando lo stato di coscienza del campo di coscienza sarà più facile per coloro che si comportano bene e praticano le virtù dell'amore trovare rispondenza degli altri e quindi reciprocità. Poi cito il quarto, che ce ne sono tanti, ma questi quattro sono particolarmente forti.
Senti, non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini. E che vuol dire? E per il sì, bambini vuol dire innocenti, puri, incapaci punto di nuocere, allegri, pieni di fiducia in chi? Nei loro genitori, nelle persone che li accudiscono. Bambini allegri, gioiosi. Ecco, oggi vi sembra che i bambini siano allegri, gioiosi, si fidino dei genitori e degli insegnanti, ma è proprio l'opposto. I bambini oggi soffrono di una malattia grave, che è avere intorno false autorità che anziché prendersi cura dei più fragili, dei più deboli, quindi dei bambini, tendono a utilizzare i bambini a non prendersi cura di loro, come avviene, come ben sai, in tanti settori della nostra società, dal settore sanitario al settore della scuola, dove i bambini ormai sono quasi dei perseguitati. Per chi avesse dei dubbi, lo rinvia a una risoluzione del ministro dell'Unione Europea, in cui si invitano i diversi paesi, siamo nel 2010, a depenalizzare la pedofilia. Cioè siamo arrivati a questi punti e si dice perché è parte dell'essere maschio adulto provare attrazione nei confronti dei bambini e degli adolescenti. È un fatto naturale, si dice. E quindi bisogna poi anche dare ai bambini la capacità di scegliere. Se vogliono andare con un adulto lo devono poter fare, bambini e adolescenti. Quindi la pedofilia fra un po' non sarà più un reato. Sarà una pratica che viene considerata lecita e contro questi i genitori non potranno far nulla. Ecco, questo te lo dico per dare un'idea Ecco, fino a dico, che no Mauro, ma questo da dove si evince? Cioè, da dove vedi tu c'è una questo direttiva. scivolamento verso, diciamo, la legalizzazione anche di forme, come dire, Beh, allora, non accettate di amore? intanto ricordiamoci tutta la teoria del gender, no? Dove un bambino deve poter scegliere in base al proprio sentire, a quali sono le sue sensazioni, a cosa appartenere, se essere più un maschio o essere più una femmina. E quindi quella che è la biologia, per cui uno nasce maschio, un altro nasce femmina, si dice no, questa è una limitazione. Gli esseri umani sono solo per cultura maschio e femmina, ma in realtà noi dobbiamo restituire la libertà in quel campo, quindi a partire dai bambini, anche piccoli, e si deve far fare tutte queste esperienze, dal transgender alla bisessualità, ci sono queste cose. Allora, queste non sono idee mie, ovviamente, c'è un libro che potete leggervi di Elisabetta. Frezza, sì, no, che è bravissima, ha spiegato bene questo, però diciamo è vero che esiste un problema di questa natura, nel senso che cercano di cancellare la diversità biologica, pensando che tutto possa essere il risultato di una questione meramente culturale, però diciamo lo sdoganamento vero e proprio di pratiche di amore tra bambini e adulti ancora fortunatamente non c'è, però non è escluso, tu dici che in prospettiva non si arrivi, però bisogna essere... Diciamo, dire che adesso c'è un cambiamento culturale che prova a colpire, diciamo, la diversità su base biologica, questo è obiettivo, però fortunatamente ancora una deriva completa che finisce con il pubblicizzare pratiche come la pedofilia ancora non c'è. No, Ecco, però, no, vabbè, attenzione. tu dici la linea di indirizzo, però può essere preoccupante. Mauro, torniamo al dato politico. Tu pensi che la cattiva politica di oggi sia anche il risultato del fatto che abbiamo classi dirigenti che non sono mai state formate sul piano culturale? Ma assolutamente certo questo, né sul piano culturale né sul piano etico. Hanno una formazione, diciamo, praticamente neoliberista, cioè tutte le classi, la classe politica di oggi non è più a favore del popolo, a favore dei più deboli, no, loro obbediscono alle direttive dei grandi potentati finanziari e quindi aderiscono al modello neoliberista che è l'opposto di un modello etico, cioè è un'etica che ha come fine l'arricchimento dei ricchi e l'impoverimento dei più poveri. Questo. Senti, Quindi sì. ma
Mauro, questo clima di, come lo vuoi chiamare, insomma, un po' di autoritarismo che c'è, questo cercare di blindare misure come il coprifuoco senza nessuna legittimazione scientifica, questo impedire a gente che non è allineata con il governo di manifestare, perché ad esempio a noi di Ancora Italia ci hanno vietato di manifestare in Veneto, so, mi dicevano alcuni responsabili del partito lì che stanno avendo anche dei problemi importanti, le perquisizioni in danno di persone che magari manifestano un pensiero diverso come il professor Gervasoni, il TSO al ragazzo di Fano, il sequestro della torteria di Chivas, insomma ci sono tutti i segni, diciamo, di una trasformazione anche formale del nostro sistema istituzionale. Per farla più breve, siamo già entrati dentro una dittatura di fatto, secondo te? Sì, non c'è dubbio. Ma questo avviene nel momento in cui la Costituzione non ha più alcun valore. La Costituzione, cioè, vedi, dunque, il progetto della nostra formazione, no, come ci siamo detti tante volte, è quello di rendere possibile attuazione integrale della Costituzione. Ora, nel momento in cui, faccio un esempio tra i tanti, un diritto fondamentale come quello del lavoro, quindi l'obbligo della Repubblica di creare le condizioni della piena occupazione, è violato dal punto di vista istituzionale già con i trattati europei, in modo radicale, in quanto con i trattati europei si prevede che la stabilità dei prezzi, che tradotto in linguaggio ordinario, che tutti conosciamo, vuol dire limitare l'inflazione, tenerla bassa, il che significa esercito disoccupati di riserva, cioè favorire i capitali rispetto al lavoro. Allora, favorire i capitali rispetto al lavoro è la violazione dell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Allora, se crei un'istituzione fuori, sopra, che obbedisce a un principio radicalmente opposto alla Costituzione, come lo chiami? È un colpo di Stato questo qua. Senti Mauro, hai l'impressione che la pubblica opinione non abbia ancora colto, diciamo, la gravità della situazione, cioè che ci sia una forma di allarmismo continuamente veicolato dai media che impedisce anche alla gente di valutare criticamente ciò che accade? Ecco, te lo chiedo questo da specialista. Tu hai, ci vedi delle tecniche di manipolazione studiata dietro il bombardamento mediatico? Assolutamente, come del resto hai mostrato tutti i giorni, tu lo fai vedere, insomma, questo nel tuo controcanto. Ma insomma, cito un solo fatto: io ho visto la televisione solo un mese fa, un mese e mezzo fa, quando sono venuto a Roma, perché ho dovuto aspettare lì. L'ho vista per un'ora. Io ho immaginato che se avessi continuato a vederla tutta la sera, poi il giorno dopo, gli altri giorni, ma diventavo anch'io per pro vaccino, cioè non c'è niente da fare di fronte a un bombardamento simile, in cui confronti la propaganda fatta da Goebbels durante il nazismo, era roba da poco. Qui sono degli artisti ormai specialisti, e per cui sono in grado di manipolare la mente delle persone. Infatti, tutti non vedono l'ora di andarsi a vaccinare senza sapere nulla, perché se sapessero almeno che da questo virus ci si può curare, cioè ci sono le cure domiciliari, per cui si poteva evitare tutto questo, no? Tutto questo pasticcio si poteva evitare, perché sappiamo che i medici che hanno praticato le cure domiciliari hanno guarito, ripeto lentamente, il 100% dei loro pazienti, 100%. Eppure siamo andati avanti applicando non il protocollo che serve a curare, ma un protocollo opposto che serve a far ammalare, che sono la tachipirina e poi quello che loro chiamano una vigilia attesa. Ora, la tachipirina è un farmaco che riduce il potere del sistema immunitario, è esattamente ciò che non ci vuole. Quindi prendere la tachipirina vuol dire esporsi ancora di più al virus. Inoltre, vigile attesa, allora le cure si possono fare se si prendono all'inizio le cure domiciliari. Allora hanno voluto dimostrare che che il vaccino non si può curare e che ci sono i morti, perché soltanto così si può avere l'autorizzazione dell'EMA a
a questi vaccini che sono sperimentali. Quindi si può adottare un vaccino sperimentale se non ci sono cure. E allora hanno voluto dimostrare che non ci sono cure. Siamo arrivati a questo livello di perversione, cioè le persone sono decine di migliaia di morti che si potevano evitare perché fa? Perché non volevano arrivare alla vaccinazione di massa. Ecco, questa vaccinazione di massa adesso non si parla altro che di questo, non si parla di questo, sapendo che, come anche tu hai spiegato bene, insomma, come si chiama, Klaus Schwab, fondatore di Davos, del Forum Economico Mondiale, ha descritto questo, il discorso della pandemia che durerà anni, nel suo testo, che si chiama Il Grande Reset, insomma. Quindi ormai chi è informato le sa queste cose, solo che la maggioranza della gente è informata dai media, i quali sono pagati per impedire alla popolazione di avere rette informazioni. Sì, quindi loro, la popolazione ha continuamente bombardata le informazioni deviate, insomma, questo è sicuro. Mauro, ti hanno proposto di vaccinarti, cioè ti hanno chiesto se ti vuoi vaccinare, qualcuno te l'ha proposto. Fino adesso no, perché sai, io ho 23 anni, ancora non l'ho fatto, però fra un po' me lo faranno. E quando me lo proporranno, gli dirò che ci rinuncio volentieri. Senti, questo clima di pressione nei confronti di chi legittimamente non vuole sottoporsi al vaccino, secondo te è in contrasto con lo spirito della nostra Costituzione, con l'articolo 32 in particolare? Contrasta con quasi tutta la Costituzione, cioè voglio dire, il fatto di contrasta anche con l'articolo 21, l'espressione libera del pensiero deve servire in una democrazia perché le voci dissenzienti si facciano sentire. Ora, le voci dissenzienti sono una minoranza assoluta e quindi i cittadini non sono informati. Non essendo informati, e poi è chiaro che si può anche fare pressione sui cittadini dicendo se non fai così perderai il lavoro, se non fai così non avrai il passaporto vaccinale. Insomma, certo che sono tutte forme da regimi autoritari, cioè sicuramente, non ci sono dubbi. Mauro, tu sei spesso abituato a provare ad aiutare gli altri quando hanno dei momenti di difficoltà emotiva, sei uno psicoterapeuta, accogli tante persone che cercano sostegno, magari non solo sul piano culturale, economico, giuridico, ma anche sul piano personale, no? Ti capita mai di avere tu direttamente dei momenti di sconforto, di disillusione, di dire vabbè, ma dopo tanti anni di lotte, alla fine, insomma, vincono sempre i cattivi, ti capita mai? E mi capita, sì, mi capita, ma poi mi capita quando mi distraggo. Cioè, se non mantengo la vigilanza sui miei pensieri, beh, vedere cosa succede dappertutto mi scoraggia. Ma tieni conto che io vivo in una comunità e noi in una comunità lavoriamo tutti i santi giorni, a mattina alle 7 ci riuniamo per fare pratiche spirituali in modo da rimanere immuni da questa propaganda infame. E poi ti devo dire che da quando ho fatto una conversione più forte, che ho fatto un passaggi anche recenti, una conversione più forte alla fede nel Cristo, io sono molto più tranquillo, insomma, ma proprio dormo meglio, sto più sereno, no? Perché, sai, non c'è niente di più bello di poter dire sia fatta la tua volontà. In fondo, quella è la via di guarigione. Se è fatta la tua volontà, vuol dire sia fatta la volontà di un'intelligenza che ci vuol bene, infinitamente più grande della nostra. Intelligenza che ci parla, perché la nostra anima, se sta in ascolto, può sentire questa voce al nostro interno. E quindi, quando io non so come fare a risolvere il problema, io mi metto in ascolto e insegno così a fare alle persone intorno. È da lì che nascono tutte le intuizioni che ci portano avanti e migliorando ogni giorno quello che stiamo facendo. Ecco, no, è molto bello questo tuo passaggio, questa testimonianza la trovo di un assoluto valore. Tu dici, io ho trovato nell'insegnamento del Cristo una fonte di miglioramento spirituale, anche di pace, di quiete, di superamento di tanti problemi. Mauro,
Ecco, questa visione di questo Dio apparentemente sconfitto, no? Che invece vince, è uno dei misteri, diciamo, dal punto di vista spirituale più complessi da spiegare. Ah sì, direi di sì. Diciamo che la teologia più recente, quella a cui mi ispiro io, una mia amica Angela Volpini, che è una mistica cristiana che è stata molto seguita negli anni 50, è stata anche al Concilio Vaticano II come consulente, proprio, insomma, lei dice che appunto, che Dio ha bisogno di noi per realizzarsi, nel senso che in fondo il divino è dentro di noi ed è un potenziale che però ha bisogno dell'umanità. Cioè, noi per realizzare il regno di Dio non possiamo aspettarci che lo realizzi lui, se l'avrebbe già fatto. Noi semplicemente, stando in ascolto, riceviamo quei messaggi che ci consentono di realizzare il regno di Dio, cioè il regno della giustizia, del bene, della giustizia sulla terra. Questa rivoluzione è avvenuta in particolare nella Seconda Guerra Mondiale. Faccio un esempio in cui c'era un credente che vede un bambino appeso, impiccato, che non muore, riesce e continua a dibattersi finché arriva al tirapiedi che lo tira giù. E questo si strozza e allora questo credente urla: ma dov'è Dio? E dentro di sé arriva una risposta: Dio è quel bambino lì. Ecco. Quindi aiutare Dio vuol dire aiutare i più poveri, i più miseri, più miseri. Insomma, poi anche Gesù quando dice vi ringrazio per quello che avete fatto per me. Ma noi cosa abbiamo fatto? Avete visitato i carcerati, avete visitato gli ammalati, avete fatto questo. E dice: sì, ma non abbiamo fatto niente per te. E come no? In ogni ammalato, in ogni ci sono io. Ecco, questa visione del divino che non è più la potenza infinita che sulla terra sconfigge gli eserciti, quelle robe sono cose del passato. Adesso la concezione contemporanea del divino che ci può mettere d'accordo tutti. Credenti e non credenti, indù, musulmani, cristiani, tutti, è quella di sviluppare quelle che sono le nostre qualità dell'amore, le nostre qualità dell'essere, perché l'insieme, come ti dicevo prima, che cos'è Dio? È il perfetto stato di amore al quale tutti gli uomini aspirano. È il perfetto stato di risonanza dentro il quale e si sviluppa pienamente la capacità di amare, e su questa capacità di amare, da questa base, poi si sviluppa l'intelletto, cioè l'intelletto non è scisso dall'amore, le sue radici devono essere nell'amore, altrimenti la nostra ragione, il nostro intelletto diventa negativo, diventa distruttivo, come vediamo bene oggi, insomma. Bene, quindi lasciamoci con questo messaggio. Non esiste buon impegno pubblico, né politico, né culturale, senza dei forti riferimenti spirituali. Grazie Mauro. Ricordiamo a tutti voi che sabato, come al solito, si terranno i seminari di Mauro Scardovelli. Maggiori informazioni le trovate sul nostro sito www.ancoritalia.it. Nel caso scrivete una mail, vi daremo tutti i riferimenti necessari. Grazie ancora Mauro. Grazie Francesco, a presto, ciao! Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento. Io, come al solito, sono costretto a chiedervi una mano perché Visione TV si regge soltanto grazie alle vostre donazioni. Potete aiutarci tramite bonifico, tramite PayPal ai numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione, oppure potete abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie, alla prossima.